Sono sceso in campo, come dissi l'altra volta, al fianco di Stefano Caldoro. Credo di averlo chiarito in quel mio comizio in piazza, quando con la mia associazione, che è di ispirazione civica, dissi chiaramente che avrei dato una mano nell'ambito di quello che è un discorso di coerenza. Sono sempre stato a destra, non credo di poter votare per un candidato che non sia Caldoro. Cioè, credo che sia nelle corde, diciamo, della propria storia personale. Il panorama del centrodestra, però. Del centrodestra, diciamo, è un panorama abbastanza variegato. Io, per dare una mano al presidente, di concerto anche con il presidente Caldoro, ho deciso di fare in modo che si formasse questa ulteriore lista, che sapete che si è compattata soltanto nelle ultime ore, perché credo che è una lista che possa garantire un consenso significativo per il risultato elettorale. E perché credo che sia una prospettiva politica. Ho sempre detto, lo dissi anche in piazza, che il centrodestra ha bisogno di un luogo in cui ripensare il centrodestra. E per ripensare il centrodestra bisogna, diciamo, mettere al centro del dibattito culturale alcuni temi essenziali, cioè il rapporto col territorio. Il criterio di territorialità che purtroppo ha determinato negli ultimi anni la spersonalizzazione del campo politico. Una politica troppo distratta rispetto ai contenuti dei territori ha determinato l'allontanamento. Oggi c'era, non lo dico per evitare pubblicità occulte di tipo televisivo, oggi però c'era un bellissimo sondaggio di uno tra i quotidiani più letti della provincia di Salerno, nel quale la cosa, il dato veramente più importante e significativo, che mi appassiona maggiormente, è rappresentato dal fatto che pare che ci sia un 43% di elettori che disetteranno le urne. Questa è la sconfitta straordinaria della politica, cioè significa che chiunque sarà eletto rappresenterà, anche in maniera cospicua, una minoranza, che poi sarà una minoranza qualificata, che sarà una minoranza che potrà avere una sua rappresentanza, perché democraticamente le regole queste sono, bene, però credo che chi fa politica si debba preoccupare di questi dati. Questi dati siano estremamente drammatici. Credo che l'esperienza e il progetto politico che attraverso Noi Sud opera una rifondazione del centrodestra, credo che sia estremamente interessante. Poi